È davvero sorprendente vedere così tanta gente, e mi raccontava Adriano, anche gli scorsi eventi sono stati molto popolati. È bello vedere così tanta gente in conferenze che vertono su un argomento così controverso, argomento sul quale mi ci sono ritrovato a lavorare pure io. Spero di non essere noioso, cercherò di farvi vedere quello che è il mio lavoro all'interno dell'università. Cominciando da quella che è la mia storia, da chi sono. Gran parte delle cose l'ha già detta Adriano. Lavoro all'Università di Milano Bicocca, sono un ricercatore a tempo determinato, perché vabbè, ormai le cose vanno così, ma siamo confidenti nel futuro di poter progredire nelle mie ricerche, nello stabilizzarmi di più nell'università. Sono uno zoologo, quindi mi occupo di animali. Come diceva Adriano, la mia passione principale, quello che mi ha avvicinato al mondo della biologia e poi anche delle specie aliene, vedrete, vi spiegherò tra un po' perché, sono proprio gli uccelli. Per un caso direi quasi fortuito, mi sono ritrovato a condurre una tesi di laurea della quale vi parlo tra poco e ad avere a che fare con specie di uccelli alieni. E questo ha scatenato a un ritmo velocissimo tutta una serie di nuove competenze, di nuove conoscenze che ho dovuto acquisire per poter studiare meglio gli animali. Molte di queste riguardano l'utilizzo della genetica, del DNA. Aspetto che a volte può spaventare, se non si è del campo. In realtà è una cosa abbastanza affascinante e a volte anche divertente, o vi permette di scoprire davvero cose nuove ogni giorno. Giusto per farvi capire dove lavoro, lavoro in un gruppo molto particolare, forse unico in Italia, che si chiama Zoo Plant Lab, perché è composto da zoologi, ovviamente questo non è uno dei miei capi, questa è una cosa presa da internet, giustamente, botanici, che hanno deciso di iniziare a collaborare per studiare una cosa che accomuna entrambe le categorie di studio, zoologia e botanica, che è la biodiversità, e in particolare tutti noi che lavoriamo in questo laboratorio, che abbiamo queste competenze, utilizziamo tecniche di laboratorio molto semplici o a volte molto complicate che riguardano l'utilizzo del DNA, perché, volenti o nolenti, ogni singolo organismo vivente ha un genoma, ha un DNA, che sia una pianta, che sia un animale, che sia un parassita, un batterio, un virus, eccetera. Di cosa mi occupo in particolare in questo gruppo di ricerca? Di un sacco di cose. Quando mi chiedono che cosa faccio, non riesco a rispondere sempre in modo breve, ma cercherò di essere stringato. Quello che faccio è abbinare attività di ricerca su animali e alcuni miei colleghi su piante, condotte sul campo direttamente, quindi in natura, monitoraggio di animali, cattura e marcatura di animali, studi ecologici, eccetera, a quelle che sono le metodiche di laboratorio che prevedono l'analisi appunto dei genomi, del DNA e della loro variabilità. Questo insieme di approcci, queste conoscenze mi permettono di identificare entità, monitorare singole specie o intere comunità di specie, che siano queste a rischio, che siano magari aliene o che siano la combinazione delle due cose, e poi mi permettono anche di lavorare nell'ambito della diagnostica. Diagnostica vuol dire utilizzare un metodo molto preciso per cercare qualcosa di molto preciso. Malattie, ad esempio. Condizioni patologiche di qualche tipo. Vi farò degli esempi tra un pochino. Ma giusto così per fissare alcuni concetti. Cos'è il DNA? Ormai lo sappiamo tutti. I mass media ce ne parlano continuamente. Però è divertente e a volte frustrante, forse. Cercare di interpretare quello che la società pensa che faccia una persona che lavora con il DNA. Adesso ho usato questa tecnica abbastanza simpatica che si chiama dei meme. Cioè, cosa pensa la società che io faccia? Beh, sfido chiunque di voi a non aver mai guardato in televisione un telefilm o anche gli stessi telegiornali in cui si parla di genetica, di DNA. Di solito DNA uguale scena del crimine, un omicidio, la ricerca di un assassino, la ricerca di qualcosa a partire da tracce di qualcos'altro. Altre persone, qui ho scritto alcuni miei amici, per fortuna non tutti, fanno l'errore di confondere genetica e
studiare il DNA con quella che è l'ingegneria genetica. Quindi dagli OGM a quello che la cinematografia ci ha fatto credere con, ad esempio, il film Jurassic Park, clonazione, riportare in vita animali estinti, tra cui dinosauri, eccetera. In realtà quello che faccio è più simile a questo. Questa vignetta rende molto bene l'idea. Qui si vede uno psicologo che fa una seduta di analisi a un filamento di DNA. Analizzare il DNA, infatti, è più che altro una cosa tecnicamente magari anche semplice ormai, perché le tecnologie sono progredite tantissimo, riusciamo a farlo abbastanza semplicemente, ma interpretare l'informazione che ci dà uno studio genetico è veramente difficile. Quello che dobbiamo fare è cercare davvero di dialogare con l'informazione genetica che abbiamo ottenuto dai nostri studi. E questo si può fare solo integrando più conoscenze. Giusto anche qui una piccola precisazione, è un punto su cui ci tengo ad essere abbastanza schietto. In televisione, quando si parla di analisi del DNA, vediamo queste classiche scene. La polizia scientifica, piuttosto che un operatore che trova delle tracce di materiale organico su un reperto di un crimine, ci sono delle scene abbastanza caotiche in cui qualcuno utilizza dei liquidi colorati, delle pipette, mette dei liquidi in una macchina e poi si ottiene questa fantastica schermata di computer che dice match found, identità trovata, abbiamo trovato il nostro assassino. Ecco, formalmente questo passaggio è corretto, ma non ci si impiega 10 minuti a farlo, ci si impiega ore, a volte giorni, a volte anche di più, dipende dal tipo di analisi che stiamo facendo. Per studiare il DNA dobbiamo innanzitutto andare a prenderlo, quindi andare a campionare gli animali, le piante, i batteri che lo contengono. Dobbiamo trovare il modo di estrarlo e questo non è così scontato, soprattutto se stiamo lavorando magari su resti di organismi molto antichi. Noi siamo in grado tuttora ad oggi soprattutto di lavorare sul DNA di specie fossile, ad esempio. Il DNA poi deve essere amplificato, deve essere sottoposto a mille controlli, alla fine quella che si ottiene è una semplice schermata di computer in cui ogni lettera corrisponde ai famosi nucleotidi che costituiscono il codice genetico e questa sequenza viene fatta digerire a un sistema automatizzato, vengono usati dei database di riferimento internazionali, eccetera, e si arriva alla nostra identificazione. Quindi non è un processo così veloce, è una cosa abbastanza articolata. Una volta però che si entra in questo campo, una volta però che si acquisisce confidenza con il lavorare su un certo gruppo di animali, questo processo diventa abbastanza speditivo. Ma cosa ci può permettere di fare un'analisi del DNA? E soprattutto, tra poco vedremo, perché è così importante andare a studiare il DNA quando abbiamo a che fare con specie aliene, con le invasioni biologiche? Beh, il DNA di sicuro ci può aiutare a diversi livelli di studio della biodiversità, perché la biodiversità, ne avrete sentito parlare nelle scorse conferenze, è questo termine molto generale che sottintende un sacco di cose. È una organizzazione a più livelli, possiamo dire, degli esseri viventi. Il primo livello a cui uno scienziato o chiunque sia interessato può approcciarsi a studiare la biodiversità è andare a vedere la diversità che esiste tra individui di una stessa specie e quindi tra popolazioni diverse di una stessa specie. Prendete ad esempio lo scoiattolo rosso, l'avrete nominato forse più volte in queste conferenze. Lo scoiattolo rosso ha una distribuzione che copre gran parte dell'Europa, anzi addirittura va oltre, finisce anche in Asia e via dicendo. Lo scoiattolo rosso è caratterizzato da tantissime popolazioni diverse che a loro volta formano le cosiddette sottospecie. Per studiare queste il DNA ci può aiutare, addirittura volendo essere molto accurati, volendo fare certi tipi di studi, noi siamo in grado, utilizzando la genetica, utilizzando il DNA, di andare a riconoscere ogni singolo scoiattolo di un parco che c'è qui vicino, ad esempio. È un lavoro lungo e laborioso, l'abbiamo fatto con Adriano e col suo gruppo in alcune popolazioni del parco dello Stelvio, giusto? Stelvio. Il secondo livello di interesse, il secondo livello di complessità quando andiamo a studiare la diversità degli animali, o appunto degli organismi viventi, è quello delle specie. E su questo verterà la maggior parte degli esempi che vi farò dopo riguardo alle specie aliene. Spesso quello che noi abbiamo bisogno di fare è conoscere quello che dobbiamo trovarci, nel caso delle specie aliene, a fronteggiare. Per farlo dobbiamo identificare le entità, le specie, non tanto i singoli individui, ma dobbiamo identificare qualcosa di più comune. Per identificare le specie il DNA assolutamente ci aiuta, anzi forse possiamo dire che è stata una delle prime applicazioni
di utilizzo del DNA nella storia della ricerca e nell'integrazione della genetica con la zoologia, con l'ecologia, eccetera. Un caso recente in cui, ve lo faccio, perché è un caso di cui mi sono occupato in collaborazione con Adriano e altri amici, è stato quello di utilizzare il DNA, oltre a tanti altri approcci, per dimostrare che gli scoiattoli, le popolazioni di scoiattolo che abitano in Calabria, sono isolate e formano una nuova specie completamente diversa dallo scoiattolo europeo, che invece occupa un areale ben distinto. Il DNA, in questo caso, piccole diversità all'interno del genoma di queste due specie, ci hanno permesso di confermare la nostra ipotesi e di dire che adesso in Italia abbiamo un nuovo endemismo, un mammifero endemico, che è lo scoiattolo meridionale. Il terzo livello di complessità al quale possiamo andare a lavorare è quello delle comunità o delle interazioni che avvengono nelle comunità, nel senso che tutto ciò che conosciamo, qualsiasi essere vivente, interagisce con qualcos'altro. Vi sfido a trovare una specie, pianta, animale, batterio, quello che volete, che vive la sua esistenza completamente da solo e che non interagisce con niente altro. Non esiste, a qualcuno viene in mente qualcosa. Anche l'organismo più piccolo, anche il batterio più piccolo, comunque interagirà con organismi più grandi o con altri batteri, ad esempio. Bene, per studiare le comunità, per studiare le interazioni, andare a utilizzare il DNA, il genoma di questi organismi, è un bel vantaggio. Prendiamo ad esempio, questo è uno dei classici approcci, dei campioni fecali trovati in un bosco. Sappiamo, intuiamo che sono di animali, però dal passare da dire queste sono delle feci a queste sono delle feci di un certo animale è abbastanza complicato, a meno che uno è un teriologo esperto, in questo caso come Adriano e i suoi ragazzi. Il DNA, che è contenuto anche nei resti che gli animali lasciano, ci permette di andare a esplorare meglio la diversità a livello di comunità di interazioni. Perché? Perché queste cacche conterranno DNA dell'organismo che le ha prodotte, in questo caso ancora il nostro scoiattolo, che usiamo, ci piace tanto da usare come esempio, conterranno il DNA dei suoi parassiti magari, quindi possiamo monitorare anche lo stadio di salute di questo animale, perché il parassitismo è pur sempre un'interazione, e spesso molti parassiti sono specie aliene, e poi anche la dieta di questo animale. Quindi come questo animale ha interagito con l'ambiente nutrendosi delle risorse che ha trovato. Anche in questo caso, poi ve ne faccio vedere un piccolo esempio, le risorse, il cibo che un animale consuma può arrivare da specie aliene. Tantissimi uccelli mangiano e disperdono bacche di specie di piante invasive, contribuendo ancora di più alla loro dispersione. Poi vi faccio vedere perché l'abbiamo studiato e cosa ci ha permesso di dire questo. Brevemente, analisi del DNA è un concetto molto generico, forse come dire biodiversità. Un'analisi del DNA può essere fatta in mille modi diversi, con mille varianti. Le tecnologie poi ogni anno ci presentano nuove possibilità che ci permettono ad esempio adesso di sequenziare un intero genoma in pochi giorni. Se pensate che il genoma umano, ne avete sentito tutti parlare negli anni 90, per sequenziare l'intero genoma umano ci hanno messo 10 anni e miliardi di dollari, bene, lo stesso genoma umano adesso può essere sequenziato in uno o due giorni con $200, forse anche meno, tra qualche anno. Quindi tecnologia fa passi da gigante e noi abbiamo sempre più strumenti per applicare questa tecnologia allo studio degli organismi e delle invasioni biologiche. Tra tutte le tecniche però che abbiamo a disposizione, ce n'è una che negli ultimi anni ha preso molto piede e della quale io ho fatto parecchio utilizzo e continuo a fare utilizzo, che si chiama DNA barcoding. Questo signore si chiama Paul Ebert, è un professore canadese che un giorno fa, noi diremmo forse la scoperta dell'acqua calda, però in realtà ha un'idea rivoluzionaria. Lui dice, ok, tutti stiamo usando il DNA per studiare gli animali, le piante, le malattie, ma perché non ci mettiamo tutti d'accordo e almeno in certe fasi lavoriamo tutti allo stesso modo? Lavoriamo in un modo, si dice, standardizzato, in modo tale che io che lavoro in Canada posso confrontare i miei risultati, le mie identificazioni genetiche con te che lavori in Italia. Questo non era così scontato ai tempi. Ognuno lavorava col DNA, coi genomi, a modo suo, non sbagliato, ma non si riusciva a mettere insieme tutto. Questo signore qui invece propone di uniformare i metodi. Perché dice,
se cominciamo a lavorare così, nell'ambito di pochi anni, e vi posso garantire che ora è realtà, potremmo avere uno strumento affidabile, economico e universale, adesso aggiungerei anche rapido, per risolvere i problemi dell'identificazione tassonomica, quindi identificare che cosa c'è in quei campioni fecali, identificare chi ha lasciato quei peli, identificare chi ha mangiato quell'animale, e via così. Perché si chiama DNA barcoding questa tecnica? DNA barcoding vuol dire codice a barre. Aggiungerci la parola DNA vuol dire codice a barre del DNA. Il principio è molto semplice in realtà. Tutti sapete che qualsiasi prodotto commerciale ha un codice a barre, perché poi passa alla cassa, viene letto e vi dà un prezzo. Il passaggio alla cassa vuol dire che l'operatore alla cassa dice ok, hai comprato questo prodotto che costa tot. Allo stesso modo, noi possiamo usare il DNA come codice a barre per identificare in modo univoco e universale le specie. Lo scoiattolo rosso avrà il suo codice a barre. Codice a barre vuol dire un pezzo del DNA che hanno in comune sia lo scoiattolo rosso che lo scoiattolo grigio e che io metto a confronto per identificare con chi ho a che fare. Lo scoiattolo grigio, che sapete benissimo è un alieno che sta destando parecchia preoccupazione, ha il suo di codice a barre. Okay, quindi riesco a fare questo assegnamento abbastanza netto. Ma quindi mi direte, quindi cosa me ne faccio? Beh, tantissime cose. Ad esempio, posso utilizzare questo approccio per identificare le cosiddette specie criptiche. Sapete cosa sono le specie criptiche? Magari ne avete già parlato, accennato. Le specie criptiche sono specie animali o vegetali, di solito si fa l'esempio spesso sugli animali, che sono diverse, magari una ha un areale in America, l'altra invece è distribuita in Europa. Non si incontrano mai, però sapete benissimo il problema delle specie aliene è che l'uomo trasporta cose e ci si ritrova ad avere tante specie che non si originano da quel posto insieme. Le specie criptiche sono quelle specie diverse, ma che morfologicamente all'apparenza sono identiche o sono molto molto difficili da conservare. Questo esempio che vi faccio non è basato su specie invasive o aliene, anzi, sono specie molto importanti su cui ho lavorato con Adriano e con alcuni nostri colleghi. Sono microchirotteri italiani, pipistrelli, insomma, che appartengono al genere Myotis e in particolare fanno parte di un gruppo che si chiama dei whiskered bats, questo a causa del colore del loro mantello. In caso di individui adulti, di maschi maturi, eccetera, sono abbastanza distinguibili. Certo, bisogna essere esperti di pipistrelli per poter cogliere queste differenze. Io tuttora, e quando li ho visti, non le ho colte. In altri casi, stadi giovanili, femmine, che di solito hanno dimensioni inferiori, una colorazione un po' più accentuata, o meno accentuata, è molto difficile discriminare una specie dall'altra. Però, a livello del loro genoma, sono profondamente diversi. Difatti, questo è solo un modo di rappresentare le differenze nelle sequenze di DNA degli organismi. Si può vedere che ognuna di queste specie si raggruppa in modo diverso. Quindi, se io sto studiando questi pipistrelli, posso prendere un piccolo campione, dei peli o un piccolo frammento di tessuto, estrarre il DNA, sequenziarne un pezzettino, con la filosofia del codice a barre che vi ho fatto vedere prima, quindi la stessa regione del genoma per tutti, e sono in grado di dire con che specie ho a che fare. Questo ovviamente poi ha notevoli interessi dal punto di vista della conservazione, del proseguire lo studio su quel gruppo di specie e via così. Altro caso, forse è ancora più facile da comprendere. Noi spesso e volentieri non vediamo mai gli animali che studiamo. Pensate, lo potrà confermare Adriano, chi studia la lontra non la vede quasi mai praticamente, trova le sue fatte, trova i suoi peli. Chi studia molti rettili trova le mute di questi rettili, difficilmente trova l'animale intero. Molti insetti spesso sono poco visibili, come il famoso tarlo asiatico, genere Anoplophora, però lasciano delle tracce evidenti, le rosure. Le rosure sono semplicemente il frammento del materiale legnoso dell'albero che viene masticato e quindi defecato e rilasciato al suolo. Bene, queste tracce o questi pezzi, queste parti di organismi che troviamo nell'ambiente contengono DNA.
contengono DNA perché arrivano dall'organismo stesso, gli sono passate attraverso, ad esempio, nel suo apparato digerente. Bene, io sono in grado, sempre con le mie tecniche molecolari, di estrarre il DNA da questi frammenti e di poterlo leggere e assegnare a quel DNA l'appartenenza a una certa specie. Questo, se volete, è l'aspetto più polizia scientifica, più CSI, quello che fa quello che la televisione ci abitua a vedere quando si parla di indagini forensi. È uno strumento a portata di tutti, questo DNA barcoding, e in generale l'analisi del DNA. Perché? Perché ormai sono tantissimi i laboratori che se ne occupano, alcuni privati. La nostra stessa università ha costituito un laboratorio privato in cui i consumatori ci mandano da verificare l'identità di un prodotto commerciale che acquistano, un pesce, una marmellata, un estratto, un infuso di erbe, eccetera. E soprattutto la cosa incredibile è che adesso questa tecnica viene insegnata nelle scuole superiori in America. E addirittura il governo americano ha previsto di utilizzarla per evitare quelle che sono le cosiddette frodi alimentari o appunto per andare a studiare le problematiche dovute all'introduzione di specie aliene. In Italia piano piano ci stiamo avvicinando, spero in qualche anno avremo questo approccio sempre più a nostra disposizione. Quindi abbiamo parlato già di tantissime cose e siamo all'introduzione. Non vado avanti ancora molto, nel senso adesso passo ai casi studio sulla tematica di questo evento, sulle specie aliene. Però volevo farvi capire come io posso, stu perché studiare le specie aliene usando la genetica può darvi degli indubbi vantaggi. Il focus, l'aspetto principale, la cosa che dobbiamo sempre considerare, che noi stiamo studiando, sia che noi stiamo studiando specie autoctone, sia che noi stiamo studiando specie aliene, il fatto che, l'abbiamo già detto, abbiamo bisogno di identificare quello che stiamo guardando, quello che ci sta dando dei problemi, perché se io non so identificare, io non posso gestire, non posso conservare la biodiversità locale, non posso fare qualcosa per migliorare le condizioni di un ambiente che sta vivendo, ahimè, il problema di un'invasione biologica. Quindi, io posso usare il mio DNA, la mia genetica, il mio DNA barcoding, come vi ho detto, per studiare tantissimi aspetti che riguardano le specie aliene. I cosiddetti enigmi tassonomici, voce da cui prende il titolo questa serata. Quindi quei casi in cui ho a che fare con qualcosa ma non ho ben capito, non riesco a capire bene a quale specie appartiene. Di solito questi casi nascondono molte sorprese. Nuove introduzioni. Spesso e volentieri un approccio molecolare mi permette di verificare immediatamente se c'è stata un'introduzione di una specie aliena, perché magari, ve lo farò vedere dopo, trovo il guscio di una tartaruga vicino a un lago, ma la tartaruga non la vedo. Nel guscio comunque trovo il DNA di quella tartaruga e so subito dire se si tratta di una specie aliena e quindi se devo andare subito a fare dei monitoraggi per vedere se c'è un problema oppure no. Il DNA poi mi può permettere di vedere interazioni nascoste nel mondo naturale, nelle quali sono coinvolte le specie aliene. Non vi anticipo nulla, dopo ve lo spiego. E poi, come dicevo prima, la diagnostica. Molte specie aliene sono vettori di parassiti, oppure molti parassiti sono specie aliene. Il DNA mi permette di identificarli in modo rapido e accurato. Partiamo dagli enigmi tassonomici. È curioso ed è simpatico essere qui a parlare di questo argomento perché è una cosa che avete, che conoscete bene o che magari conoscerete oggi per la prima volta, ma è una cosa che succede a neanche 3 chilometri da qui. Il mio approccio allo studio delle specie aliene, il mio approccio alla vita di laboratorio, oltre che a quella di campo e alla genetica, arriva proprio da un caso studio che io ho condotto qui, in Palude Brabbia, provincia quindi di Varese, conoscete tutti la Palude Brabbia. E riguarda degli uccelli, dei piccoli passeriformi, stranissimi, si chiamano paradoxornis, perché appunto hanno una forma, un aspetto un po' paradossale, hanno un becco da pappagallo, una coda da codibugnolo, non so chi conosce gli uccelli qui, comunque una specie nostra, e una forma da chissà cosa, con delle zampe molto lunghe. Questi uccelli che sono ben presenti nella vostra provincia e soprattutto nella zona dei laghi di Varese e purtroppo ora anche oltre.
Questa è stata anche l'occasione con la quale ho conosciuto Adriano, ho conosciuto il suo team di ricerca, abbiamo cominciato a lavorare insieme su tanti fronti. La storia di questo enigma tassonomico e perché è un enigma tassonomico. 1995. Accidentalmente, notate le virgolette, fuggono dalla cattività 150, dicono, individui di questi uccelletti appartenenti al genere Paradoxornis. La cosa passa abbastanza in sordina, poi man mano questi cominciano a riprodursi, ci si accorge della loro presenza e nel 2004, quando viene aggiornata la checklist degli uccelli italiani, si scopre che questi uccelli sono estremamente numerosi. Adesso non ho i dati precisi, ma c'è qui Alessandra che sicuramente li conosce molto meglio. Questa specie nel 2004 viene considerata naturalizzata. Naturalizzata vuol dire che si forma popolazioni stabili, che si riproducono e che si sostengono. Ad oggi, credo che il numero sia addirittura maggiore di questo, sono stimate migliaia di individui nel raggio di 10 km dal punto di introduzione, quindi la palude Brabbia, ma abbiamo segnalazioni ormai da altri paesi, la Svizzera, la provincia di Pavia, il Piemonte, alcuni sono probabilmente trasporti accidentali. La maggior parte delle coppie sta dove c'è la Whirlpool, quindi magari qualcuno finiva nei camion e veniva trasportato. Però sono uccelli, gli uccelli hanno le ali e per quanto le ali di questi uccelletti siano arrotondate e poco adatte al volo, funzionano. Quindi, volenti o nolenti, prima o poi si espanderanno ancora di più. Decido, dato che stavo lavorando in palude Brabbia come ornitologo nella stazione di inanellamento e dato che dovevo fare la mia tesi di laurea, decido di unire l'utile al dilettevole e dire sono qui in un posto che mi piace, in cui lavoro, cavolo, faccio la tesi su questi Paradoxornis, ma cosa posso andare a guardare? Che aspetti posso approfondire? Beh, ci facciamo due domande. La prima è, da dove arrivano? Sappiamo che l'areale del genere Paradoxornis, di questa specie, di cui adesso vi parlo, è l'Asia sudorientale, insomma la Cina, gran parte della Cina, l'isola di Taiwan. Forse qualcosina arriva anche in Corea, però l'esatta provenienza era ignota. Ricordiamoci che erano accidentalmente scappati dalla cattività. Quindi qualcuno li aveva importati, qualcuno li aveva comprati da qualche parte. E soprattutto l'argomento che poi mi avvicina all'utilizzo della genetica è: ma quante specie sono? Quando abbiamo iniziato a studiarli, anzi no, in realtà si sapeva già da prima, però me ne accorgo bene quando inizio a catturarne in gran numero, ci si accorge che ci sono due forme diverse, una con le guance rosse e una con le guance grigie. Alcuni libri ci dicono, sì, è normale variabilità, la specie è Paradoxornis webbianus, descritta da Tizio nel 1952, o forse prima, eccetera. Andiamo a vedere altri libri e ci dicono, no, no, assolutamente, sono due specie, quella con le guance grigie si chiama Paradoxornis alfonsianus, quella con le guance rosse è Paradoxornis webbianus. Hanno areali diversi, anche se in parte sovrapposti, abitano ad altitudini diverse. Insomma, una gran confusione. Per tanti autori che dicevano che si trattava di una sola specie molto variabile, tanti altri dicevano che si trattava di due specie. Cosa faccio? Mi trovo costretto, mio malgrado, perché all'inizio io non volevo lavorare in laboratorio, volevo fare il biologo di campo, l'ornitologo. In realtà poi è successo il contrario, ma ne sono felice. Mi ha aperto nuovi orizzonti, mettiamola così. Vado a studiare questi animali della palude Brabbia utilizzando il DNA, la nostra analisi del DNA. Non traumatizzatevi, è molto facile da capire quello che succede qui. Quello che ho fatto è recuperare campioni dalla palude Brabbia e poi, tramite alcuni collaboratori cinesi, mi faccio mandare dei campioni di questi vari Paradoxornis dagli areali originari. Prendo, estraggo il loro DNA, sequenzio dei frammenti, sempre quei frammenti che possiamo far finta siano codice a barre, e li vado a confrontare tra loro. Quello che scopro e che viene rappresentato qui è semplicemente è una cosa abbastanza semplice. Tutti gli animali appartenenti alla forma con le guance grigie, alla forma con le guance rosse, presi in palude Brabbia, campionati in palude Brabbia, appartengono assolutamente allo stesso gruppo. Geneticamente sono identici. Ci chiediamo, vabbè, se erano pochi, magari erano due specie, si saranno ibridate, si saranno ormai mischiate tutte. No, perché anche in Cina succede la stessa cosa. La linea spessa vuol dire Paradoxornis alfonsianus, quello con le guance grigie.
l'assenza di linea vuol dire paradoxurnis webianus, ma entrambi condividono lo stesso identico DNA. Quindi anche nel loro paese di origine si ha a che fare con una sola specie. Questo, vabbè, è solo un altro modo per visualizzare lo stesso risultato. Cerchi neri, quelli con le guance rosse, cerchi bianchi, quelli con le guance grigie, fanno parte dello stesso gruppo, quelli della palude Brabbia. Quindi, questo nostro primo studio genetico su questa specie aliena, ormai naturalizzata, ci dice provenienza. Non troviamo niente di assolutamente identico tra i campioni catturati in Cina, però, facendo un po' di ragionamenti, intuiamo che probabilmente si tratta di uno stock di individui provenienti da una popolazione di confine, dove c'erano sia le forme a guance grigie che le forme a guance rosse. Queste zone non sono molte, una è proprio la provincia di Sichuan in Cina. Quindi ipotizziamo quella provenienza. È ancora da confermare, è un mistero, ad esempio, che le nuove tecniche genetiche forse adesso ci potrebbero permettere di affrontare meglio. Io questo studio l'ho fatto più di 10 anni fa ormai, ahimè. La seconda domanda, che è quella forse che ci interessa ancora di più se vogliamo imparare a, vogliamo provare a mettere a punto delle strategie per gestire questa specie aliena, è: con quante specie abbiamo a che fare? Una sola ma polimorfica, cioè che presenta delle caratteristiche diverse. Questo ha permesso poi di proseguire gli studi, ma ci vorrebbe un'altra conferenza per parlarne. Comunque il DNA mi ha già dato delle risposte. Un esempio che faccio rapidissimo, tocca sempre a voi in provincia di Varese, avete tra le specie aliene in provincia questi scoiattoli appartenenti al genere Calloschurus. Anche qui vengono scoperti, si va a capire l'areale di provenienza, che è il sud-est asiatico, si intuisce dalle caratteristiche, dagli aspetti morfologici, eccetera, che si possa trattare di Calloschurus eritreus, una specie ben distribuita nell'Asia orientale, e si realizza che questi individui, o individui molto simili, sono anche presenti in Francia e in Belgio. Ci chiediamo quindi col DNA la stessa cosa di prima. Ma sono la stessa specie? Questi scoiattoli alloctoni presenti qua là in Europa? Appartengono a specie diverse? E poi, da dove arrivano? Anche in questo caso il DNA ci dà delle risposte molto interessanti. Ci dice, ad esempio, che le popolazioni alloctone in provincia di Varese sono geneticamente identiche alla singola base nucleotidica alle popolazioni belghe, quindi si può presupporre che la popolazione alloctona aliena italiana e quella belga abbiano qualcosa in comune, magari un'origine comune. Questo potrebbe, ad esempio, aiutare a capire da dove sono arrivati questi animali, nel senso chi li ha commercializzati e dove è andato a prenderli. E le analisi sono tuttora in corso in questo ambito. Quello che poi si vede, ad esempio, che invece la popolazione aliena di questo Calloschurus presente in Francia trova un riscontro con delle popolazioni che arrivano, qui si vede poco, scusate, ma fidatevi, è molto simile a delle popolazioni provenienti dall'isola di Taiwan. In questo caso non solo abbiamo detto che specie è, o abbiamo confermato quale specie è, ma anche da dove plausibilmente arriva. Quindi il DNA, in casi enigmatici, mi può dare un'informazione in più che la sola osservazione degli animali non mi permette di ottenere. Veniamo a quelle che sono le nuove introduzioni, invece. L'avrete visto, magari vi è capitato sui giornali, a volte lo dicono al telegiornale, sequestrato all'aeroporto di Malpensa carico di uova di serpenti, sequestrato al confine con l'Italia, camion contenente ragni velenosi, eccetera, persona porta 100 rettili in valigia, bla bla bla. Allora, una cosa purtroppo all'ordine del giorno, siamo nell'era della globalizzazione, chiunque porta tutto dovunque, per fortuna ci sono i controlli, a volte, anzi spesso, funzionano. Cosa succede? La Guardia di Finanza e il Corpo Forestale dello Stato scoprono nel bagaglio di un cittadino peruviano una quarantina di uova, 42 uova, di qualcosa, delle uova, tenute in una specie di sacchetto con termoregolato, eccetera. Quindi il problema è che non si capisce se queste uova contengono animali vivi o no, non si capisce
di che cavolo stiamo parlando? Anche perché le uova erano sì fecondate, ma erano a uno stadio di incubazione molto precoce, quindi non ci si era ancora formato un embrione, non si capiva bene di cosa si trattasse. Dei colleghi erpetologi capiscono che sono uova di tartaruga, comunque di un chelone. L'unica strategia che abbiamo per capire con che cosa abbiamo a che fare, perché poi ovviamente questo personaggio viene messo agli arresti domiciliari, non si capisce se è un trafficante regolare, se no, e via così, per capire a quale specie appartengono le uova, ci chiamano, vengono in università da noi, ci portano le uova e noi facciamo quello che vi ho mostrato prima. Estraiamo dai gusci delle uova il DNA degli individui che ci sono dentro, della madre che le ha deposte, perché ci sono entrambe le componenti. Bene, la nostra analisi del DNA la facciamo già restringendo il campo, diciamo sì, ok, avremo a che fare probabilmente con una tartaruga di qualche tipo, però tartaruga vuol dire tutto e niente. Caso classico in Italia lo conoscete tutti, abbiamo Emys orbicularis, una specie a rischio di estinzione minacciatissima da moltissime specie di tartarughe alloctone, come ad esempio le Trachemis, classiche tartarughine che si compravano nei negozi fino a poco tempo fa, o che purtroppo ancora qualcuno detiene. Oppure potrebbe trattarsi di una nuova specie aliena, quindi di un ennesimo problema alla nostra biodiversità, perché se il signore qui non fosse stato fermato, le avrebbe allevate, come sempre capita, quando queste sarebbero diventate troppo grandi, le avrebbe liberate. Bene, cosa ci dice il nostro DNA? Ci dice che queste uova non solo appartengono a delle specie di tartaruga, ma addirittura a due specie appartenenti al genere Podocnemis. Podocnemis espansa e Podocnemis unifilis. Sono anche carine, volendo. Però sappiamo bene i danni che l'introduzione di una tartaruga in un ambiente naturale può portare. Può sconvolgere completamente l'equilibrio di un ecosistema acquatico. Andiamo a vedere quindi da che località provengono. La provenienza è Sud America. Addirittura, in realtà, una delle due specie, se non sbaglio, neanche era così diffusa in Perù, quindi vuol dire che questa persona era andata a prenderla chissà dove, o le allevava per qualche motivo e le stava portando volutamente in Italia. In questo caso, il nostro esame del DNA sui gusci di queste uova, questo è molto CSI, questo è molto indagine forense, ha permesso di lanciare un allarme alieno. Ok? Quindi le uova poi sono state gestite dal corpo forestale in modo da evitare che succedessero danni, che gli animali fuggissero dalla cattività, e il personaggio in questione è stato multato in modo anche abbastanza esagerato. Purtroppo non è la regola, non sempre si riescono a fermare. Un altro caso recente che ho condotto, forse così, quasi un po' per gioco con un amico, vengono trovati in provincia di Macerata degli aculei di istrice. Anzi, in realtà viene trovato l'istrice intero investito. Succede una cosa strana, la foto di questo istrice comincia a circolare sui social network, così perché qualcuno l'ha visto, poverino, ha denunciato questa cosa. Un amico che si occupa di studiare mammiferi, che Adriano conosce bene, Emiliano, si accorge che c'è qualcosa che non va da quella foto. Si accorge che quell'istrice ha una colorazione strana, che non corrisponde a quella dell'istrice nostro. Allora, questo collega mi manda alcuni aculei, che erano purtroppo gli unici reperti ancora disponibili di quell'individuo investito. Gli aculei fondamentalmente sono peli modificati, i peli hanno un bulbo pilifero ha o aveva del DNA, però di solito qualche rimasuglio di DNA attaccato alla base lo troviamo, quindi con delle tecniche qui molto precise, qui abbiamo usato tecniche che usano davvero nei film o Iris di Parma, tecniche di genetica forense abbastanza accurate, riusciamo a estrarre un quantitativo di DNA sufficiente da questi aculei, facciamo la nostra analisi, sempre quella del codice a barre, nei barcoding, eccetera, scopriamo che questi aculei appartengono in effetti a un'altra specie che è diffusa dalla Turchia verso est, che è Istrix indica. È una specie che alcuni detengono in cattività, purtroppo. Probabilmente in questo caso era riuscita a fuggire dalla cattività, era stata investita, però qual è il senso? Il senso è che abbiamo verificato la sua presenza in natura. Potrebbe questo essere uno stimolo per invogliare ricercatori o autorità locali a tenere gli occhi aperti, magari utilizzando delle fototrappole per vedere se è stato, come speriamo, un caso isolato,
oppure se magari si è già instaurata una popolazione sotto i nostri occhi di questo istrice indiano. In questo caso il nostro DNA ha funzionato da, noi lo chiamiamo early warning, campanello d'allarme. In fretta abbiamo avuto un risultato e adesso abbiamo lanciato il sasso, poi speriamo che venga raccolto dalle autorità competenti che verifichino come stanno andando le cose. Passiamo quindi alle interazioni nascoste. Dicevamo prima, chiunque interagisce con qualcun altro, qualsiasi specie interagisce con l'ambiente in primis, con i suoi conspecifici in secondo luogo e poi con altre specie. Ma questo cosa c'entra con gli alieni? Vi faccio vedere un altro caso studio al quale ho collaborato con un collega mio e di Adriano, il professor Danilo Russo dell'Università di Napoli. Uno studio che riguarda sempre le nostre famigerate tartarughine. In questo caso siamo nella riserva naturale Cratere degli Astroni, in provincia di Napoli, un posto bellissimo, con parecchie pozze, con specie di piante e di animali molto peculiari, che purtroppo anche qui ha subito l'intervento di qualche cliente ignorante che aveva comprato queste trachemis, le ha liberate piuttosto che gestirle in altro modo in questi laghi, e queste hanno cominciato a invadere quest'area protetta e a creare squilibri, scompensi di vario tipo. I colleghi stavano studiando la popolazione di, non stavano in realtà studiando la popolazione di trachemis, in quel momento stavano studiando i mammiferi presenti nell'area, e in un filmato di una fototrappola, non esattamente questo, però la scena era simile, si accorgono che c'è una volpe che scava in prossimità di uno dei laghi e comincia a mangiare. Beh, se sono uno zoologo, faccio due conti, a meno che la volpe stia mangiando delle radici, a volte lo fanno, ma più in periodo invernale, o degli insetti, sta andando a mangiare le uova di qualcuno. Chi depone le uova in questa zona di solito è un rettile, plausibilmente una tartaruga. Quello che facciamo con i colleghi è andare a prelevare cacche di volpe. In questo lavoro le cacche tornano, nel mio lavoro le cacche purtroppo, o per fortuna, perché a volte danno grandi soddisfazioni, tornano fuori spesso, però ci danno tante informazioni. I colleghi raccolgono 44 campioni fecali intorno al lago, che morfologicamente potrebbero essere di volpe. Adesso in molti casi è fattibile già a occhio capire se una cacca, se una fatta è di volpe o di cane o di lupo, eccetera. In altri casi no. Però anche in questo caso, per essere più accurati, andiamo ad analizzare questi campioni fecali usando il solito approccio del DNA barcoding, dell'identificazione genetica. Estraiamo il DNA da queste cacche. Se vi ricordate all'inizio dicevamo che il DNA in un campione fecale non contiene solo il DNA dell'organismo che ha prodotto questa fatta, ma anche il DNA delle sue prede. Infatti, in questa analisi, che è un po' più complicata delle altre, ma il principio è lo stesso, troviamo in moltissimi casi DNA di volpe, quindi anzi in quasi tutti in realtà, quindi confermiamo che i campioni fecali che avevamo raccolto appartenevano a Vulpes vulpes, classica volpe. Ma la cosa più importante è che oltre a DNA di varie prede, silvilago, altri mammiferi, uccelli, eccetera, troviamo DNA di Trachemis scripta. In particolare, in più del 50% dei nostri campioni fecali raccolti sulle sponde del lago, troviamo DNA di Trachemis scripta. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, perché poi la cosa viene ancora documentata con tecniche di fototrappolaggio in cui si mettevano le fototrappole proprio davanti ai nidi di questa tartaruga, si vede che le volpi vanno a mangiare attivamente le uova di questa specie aliena. Quindi siamo in un caso in cui la nostra indagine molecolare, a partire da dei residui di un organismo, che in realtà sono i residui, se ci pensate, di una interazione, la volpe ha mangiato qualcos'altro, il nostro DNA ci rivela che abbiamo a che fare con un caso di gestione naturale di una specie aliena. Ovvio, non possiamo affidare la gestione di una specie aliena alle sole volpi, però ci accorgiamo che la biodiversità locale in qualche modo sta rispondendo a questa invasione. E quindi questo può scatenare poi tutta una serie di considerazioni o di azioni per sfruttare meglio questo servizio ecosistemico che le volpi stanno facendo. Mi direte, sì, però la volpe mangerà anche le uova della Emys orbicularis.
In realtà in quella zona ormai la Emys orbicularis non c'è quasi più, quindi mangia più frequentemente le uova di questa Trachemys. Altra interazione che ha sempre a che fare con campioni fecali. In una stazione ornitologica dove lavoro, sul lago di Pusiano, non so se lo conoscete, comunque zone dei laghi di Como, effettuiamo degli interventi di ripristino forestale. Perché? Perché la zona è piena di piante invasive, fitolacca, l'onicera japonica, il caprifoglio giapponese, la vite americana. Sono tutte specie usate anche nei giardini, spesso la loro origine è quella, erano specie di interesse ornamentale. In realtà, come spesso accade, quando abbiamo a che fare con una pianta che produce bacche, soprattutto bacche di colore scuro, gli animali ne vanno ghiottissimi e gli animali ne disperdono i semi. Se si tratta poi di uccelli, disperdono i semi anche a distanze abbastanza lunghe. Questo ha provocato l'espansione, la dispersione di queste specie. Quindi noi facciamo questo intervento di ripristino forestale, togliamo tutta questa fascia di piante invasive, mettiamo nuove piante locali, autoctone, sambuchi, frangole, sanguinelle, eccetera. Ci facciamo però una domanda abbastanza importante che non sempre chi lavora nell'ambito della restoration ecology, del ripristino ambientale si fa. Cioè, se io ho dei finanziamenti per fare un'attività di ripristino forestale, quindi tagliare delle piante, metterne di nuove, sono sicuro che poi funziona davvero? Per dirlo, l'unica cosa che posso fare è fare l'intervento. Ma poi andare a vedere come la biodiversità locale, gli animali o le altre piante reagiscono a quell'intervento. E se c'è qualcosa che non va, intervenire per riportare un equilibrio, per sistemare qualcosa. La seconda domanda che ci facevamo era: se io faccio un ripristino forestale, sto davvero contribuendo a limitare la dispersione delle piante invasive? Come lo studiamo? Andiamo a studiare quelli che sono i principali dispersori di queste piante invasive, che sono gli uccelli. Gli uccelli mangiano le bacche. Dopo mezz'ora dall'ingestione di una bacca sono già pronti a defecare i residui di quella bacca. Quello che facciamo quindi è raccogliere feci di uccelli direttamente a terra oppure durante le attività di cattura e inanellamento delle quali mi occupo, estraiamo il DNA da queste bacche, da questi residui fecali e andiamo a vedere quali piante l'uccello in questione si è mangiato. Il risultato che ne emerge è molto interessante. Noi facciamo questo studio in 3 anni, nel 2011, nel 2012 e nel 2013. Gli interventi di piantumazione, di ripristino forestale, li abbiamo fatti a cavallo tra il 2011 e il 2013, quindi, del 2012. Quindi abbiamo un prima e un dopo. Quello che si vede è che la mia analisi del DNA sui campioni fecali di uccelli, che sono alla fine i portatori di interesse nel ripristino di un'area con delle nuove piante, questa analisi mostra che le specie che ho introdotto io, alcune c'erano già, però abbiamo potenziato la loro presenza, vanno ad aumentare, queste qua bianche, vanno ad aumentare già dall'anno successivo al ripristino forestale e ad aumentare ancora di più all'anno dopo ancora. Mentre le specie aliene, non native le ho chiamate, questo grafico l'ho preso dall'articolo che ho pubblicato, all'inizio erano molto abbondanti, ma poi sono andate calando. E dati degli anni successivi, che noi siamo andati avanti col lavoro, ci confermano che ormai gli uccelli di quell'area del lago di Pusiano, dove abbiamo fatto un ripristino forestale, abbiamo tenuto attentamente d'occhio come stava andando, come gli animali locali reagivano con le nuove piante, alla presenza di quelle nuove piante, ha funzionato e ha funzionato molto bene. Non ci sono più piante invasive, o meglio, la loro popolazione è molto calata e sono sempre di più le specie di piante locali che vengono consumate. Se non avessi avuto il DNA, sarebbe stato difficile dirlo, perché un seme è riconoscibile abbastanza, però gli uccelli spesso i semi li degradano, li sminuzzano. Quindi il DNA invece si conserva, io posso vedere traccia di ciò che l'animale ha mangiato. Quindi funziona davvero il ripristino? Sì. È possibile limitare la dispersione con un'azione di ripristino forestale? Sì, assolutamente sì. Ultimo caso studio e ultima tematica tra le varie, sulla quale lavoro utilizzando il DNA nell'ambito delle specie aliene. Trasmissione di patogeni. Quando pensiamo a patogeni, a cosa pensiamo di solito? Malattie, virus, batteri. In realtà un patogeno può essere anche
un altro animale, che magari va a nutrirsi dei tessuti di una pianta. Questi sono quei, sono i cosiddetti parassiti di interesse fitosanitario. Questo animale, che sembra veramente un alieno, un extraterrestre, che era sulla locandina oggi, è una larva del cosiddetto tarlo asiatico. Ne vedete qui alla mostra, me li hanno fatti vedere prima. Il tarlo asiatico è un coleottero di dimensioni abbastanza modeste che appartiene al genere Anoplophora. L'origine anche in questo caso è l'Asia, l'Asia sudorientale. Ho usato la parola tarli asiatici, perché in realtà il tarlo asiatico non è uno solo, sono almeno tre, forse anche di più, da degli studi inediti che abbiamo fatto proprio in queste settimane. Qual è il problema? Questo parassita ha uno sviluppo che comprende uno stadio larvale e la larva di questo animale vive all'interno di alberi d'alto fusto. Rosicchia all'interno, rosicchia tutti i vari strati legnosi e poi, quando è abbastanza matura, si impupa ed emerge come adulto. Il problema è che la pianta, dopo, se viene continuamente attaccata, se ha un'infestazione pesante di questi parassiti, si indebolisce, quindi rischia il cedimento, la caduta e danni per persone, cose o per le altre piante. Questo fenomeno può essere dovuto a varie specie. I cosiddetti tarli asiatici, Anoplophora chinensis e glabripennis, e poi a questo altro cerambicide, Aromia bungi. Ce ne sono in realtà molti altri. Attenzione però, una cosa che dico sempre quando parlo di questo, li abbiamo anche noi cerambicidi e sono cerambicidi autoctoni, alcuni sono specie molto a rischio di estinzione, sono specie preziose, fanno parte della normale, del normale equilibrio degli ecosistemi e delle foreste di latifoglie, ok? Il problema è che quando il carico di questi parassiti aumenta, perché col traffico di legname ne portiamo di nuovi, traffico di legname in questo caso dalle Americhe è arrivato, anche se l'origine è asiatica. Quando portiamo legname contenente larve di questi animali, aumentiamo il carico di stress al quale le piante sono sottoposte. Ora, su questo aspetto, dove entra in gioco il DNA? Il DNA entra in gioco perché lo stadio adulto di questi animali è abbastanza visibile. Quando escono, quando sfarfallano, come si dice, sono attivi, vivono al di fuori del tronco della pianta, sono ben visibili, ma la maggior parte del ciclo vitale, che può durare anche anni a volte, avviene tutto internamente alla pianta. Sui rami in alto, nel caso della Anoplophora glabripennis, il primo tarlo asiatico che abbiamo trovato in Italia, oppure a livello dell'apparato radicale, nel caso di Anoplophora chinensis. Addirittura le due specie possono coinfestare la stessa pianta, tanto una sta sui rami alti, una sta alla base, ma è raro. La larva si nutre dei tessuti della pianta, ma come faccio a capire quindi se la pianta è parassitata dal tarlo asiatico, da una delle varie specie, o da una specie di cerambicide autoctono? Perché in un caso io la pianta la devo abbattere, nell'altro no. E di certo non posso permettermi di aprire la pianta per trovare le larve e poi dire: ah no, scusate, ho sbagliato, la pianta tenete qua. Quello che devo fare è andare a cercare tracce di questi organismi. E le tracce sono quelle che vi facevo vedere all'inizio. La cosiddetta rosura, questo misto di segatura prodotta dalla larva che mangia nei tessuti dell'albero e dalle sue feci. La segatura esce dai buchi presenti nella pianta, da questi buchi che collegano tutte le varie gallerie scavate dalla larva, e essendo stata prodotta, masticata, essendo passata attraverso l'apparato digerente della larva, conterrà anche il suo DNA. Quello che facciamo, in collaborazione con il laboratorio fitosanitario di Regione Lombardia, è andare a prendere campioni di questa rosura, andare a estrarne il DNA e andarlo a leggere con le nostre metodiche che vi ho fatto vedere prima. Anche in questo caso è il classico DNA barcoding, usare il DNA come codice a barre per dire che cosa c'è in quella pianta. Andando a fare questo, noi siamo in grado, in modo preventivo e abbastanza veloce, quindi all'inizio dell'infestazione magari, di dire se la pianta contiene larve di tarlo asiatico e quindi se deve essere abbattuta, oppure se la larva appartiene a una specie autoctona
o a un altro parassita, magari anche alieno, però che non desta particolare preoccupazione per la stabilità dell'albero, e quindi la pianta può non essere abbattuta. L'abbattere e non abbattere, magari sembra un po' più superfluo se stiamo parlando di un bosco, ma se stiamo parlando di un giardino privato, capite bene che può comportare grandi problematiche. E, bene, questa era l'ultima dei casi studio, insomma, che volevo farvi vedere. Spero di non avervi annoiato, spero di essere stato, di non aver fatto passare il concetto che studiare il DNA è una cosa noiosa, in realtà è abbastanza divertente, insomma. Se avete domande, sono qui. Grazie.